È stata già definita la Carrà del Meridione d'Italia, la cantante salernitana Enza Siga, in arte Enza Ganà, pronta a dare battesi ad un nuovo CD dedicato proprio al famosissimo caschetto d'oro nazionale. Giovedì la presentazione del lavoro discografico a San Cipriano Picentino. Vediamo. Vincenza Sica, in arte Enza Ganà, giovane artista salernitana affermata in tutta Italia come la Carrà del Meridione, pronta a debuttare con il suo nuovo CD. Enza Ganà canta Carrà, il titolo dato alla produzione discografica che in 21 tracce percorre i maggiori successi del caschetto biondo della televisione che all'età di 70 anni sta vivendo la sua nuova esperienza a The Voice. Nata come cantante lirica, appassionata di Claudio Villa, che negli anni ha interpretato i maggiori successi di Viva Zanicchi, Patti Bravo, giovedì 16 maggio alle 20:30 al Palazzo delle Culture di San Cipriano Picentino presenterà in anteprima il suo lavoro che sarà in uscita il giorno successivo. È verissimo, in verità il 16 maggio appunto esce il mio primo CD dedicato a Raffaella Carrà che ha per titolo Enza Ganà canta Carrà. Un'occasione per ripercorrere i maggiori successi della star della canzone italiana. Allora, ti posso dire un brano in particolare che mi piace proprio tantissimo della Carrà, e Io non vivo senza te. Forse secondo me è uno dei pezzi più belli che lei abbia cantato. Ecco, che cosa apprezza in modo particolare della Carrà, visto che lei ha interpretato i maggiori successi? Beh, della Carrà io apprezzo la sua professionalità, lei è una grande artista e credo che ce ne sono pochissime, secondo il mio parere. La Carrà, dobbiamo ricordarlo che non è solo una showgirl come tutti dicono. Ricordiamo anche una cosa importante, che la Carrà negli anni 80-70 faceva anche concerti negli stadi, quindi non tutti questo lo sanno, diciamo. Lei con l'interpretazione della Carrà è stata già definita la Carrà del Meridione d'Italia. È vero, così dicono, sono la Carrà del Meridione. Però io non sono un'imitatrice, quindi c'è Carrà, sì, ma c'è anche Ganà.